settembre, festa di Prato con il corteggio, l'ostensione ed i fuochi. Solenne pontificale, il cardinale Bassetti invita i fedeli a pregare per il Papa per purificare la Chiesa dagli scandali e dalle divisioni. Tanti visitatori alla Galleria degli Alberti per la mostra con il meglio della collezione. Da pochi giorni riaprono le scuole, il Comune ha rifatto il look a numerosi edifici. Una buona sera e bentrovati a questa edizione speciale del nostro TG. Oggi 8 settembre è la festa di Prato, le celebrazioni sono cominciate come da tradizione col solenne pontificale in Duomo e stasera il clou con il corteggio storico, l'ostensione della Sacra Cintola e lo spettacolo pirotecnico. Ricordiamo che al termine del TG TV Prato seguirà in diretta tutta la cerimonia. Preghiamo per il Papa Francesco e per la purificazione della Chiesa dagli scandali e dalle divisioni. È l'invito rivolto ai pratesi dal Cardinale Bassetti, che ha presieduto il solenne pontificale della Natività di Maria, concelebrato da 8 vescovi, tanti i fedeli presenti in Chiesa. Vediamo. Dinanzi alla venerata Sacra Cintola ha chiesto di pregare per Papa Francesco e per ogni cristiano che soffre nel corpo e nello spirito, anche a causa degli scandali e delle divisioni nella Chiesa. È l'invito che il cardinale Gualtiero Bassetti ha rivolto ai pratesi riuniti in cattedrale questa mattina nel giorno della Natività di Maria, ricorrenza conosciuta in città con il nome di Madonna della Fiera. L'arcivescovo di Perugia e presidente della Conferenza Episcopale Italiana è stato l'ospite d'onore della festa di Prato, chiamato dal vescovo Franco Agostinelli a presiedere il solenne pontificale della ricorrenza. Gli scandali e le divisioni nella Chiesa non sono purtroppo un fatto nuovo, tuttavia quando avvengono ci amareggiano e ci fanno soffrire, come nell'ora presente. Ed oggi qui, dinanzi alla venerata Sacra Cintola, vorrei con voi, carissimi fratelli e sorelle, supplicare la Santa Madre di Dio perché intervenga ancora per far scaturire quel vino buono che è fonte di amore, di pace e di riconciliazione. Per questo il porporato ha invocato la protezione della Sacra Cintola Mariana, la preziosa reliquia custodita da secoli nella Cattedrale di Prato, il simbolo civile e religioso che unisce la città, omaggiato anche da Papa Francesco durante la sua storica visita avvenuta il 10 novembre 2015, un evento ricordato anche da Bassetti. La Sacra Cintola, ci ricorda ancora il Papa, richiama anche il gesto compiuto da Gesù durante la sua cena pasquale, quando si strinse le vesti ai fianchi come un servo e lavò i piedi dei suoi discepoli, perché, come ha fatto lui, facessimo anche noi. La messa solenne è stata concelebrata da 6 vescovi, tra questi anche l'emerito di Prato, Monsignor Gastone Simoni, e dai sacerdoti della diocesi. Al termine della messa, il cardinale ha mostrato la reliquia ai malati presenti in cattedrale, grazie ai volontari dell'Unitalsi. Poi sul sagrato del Duomo si è rinnovata un'altra importante tradizione, la consegna dei ceri votivi per la Cappella del Sacro Cingolo, donati dall'amministrazione comunale, presente in chiesa con il sindaco Matteo Biffoni e numerosi membri della giunta. Tanta gente in fila questa mattina nel pomeriggio per vedere i capolavori alla mostra in Galleria degli Alberti, tanto che i turni non sono bastati e forse domani saranno anche ampliati. Bella risposta dei pratesi che vogliono vedere le opere restituite anche se in via temporanea dopo anni di scippo. Da pratese, devo dire la verità, sto riscoprendo la mia città a quest'età, mi aspetto tanta bellezza. Entro un po' da ignorante, devo dire la verità, e spero di uscire
tanto arricchita. Farebbero gola ai più grandi musei del mondo le bellissime opere della Galleria degli Alberti ritornate finalmente a Prato. Ci sono alcuni capolavori assoluti come la Crocifissione di Giovanni Bellini, l'Incoronazione di spine di Caravaggio, una Madonna con bambino, opera giovanile di Filippo Lippi e una versione della Fiducia in Dio di Lorenzo Bartolini. Sembrano essere dello stesso parere i pratesi che questa mattina si sono recati nel grande salone in penombra allestito a Palazzo degli Alberti per osservare da vicino 11 opere giudicate tra le più suggestive della collezione. Una mostra organizzata bene, poi l'importanza per la nostra città di riavere queste opere veramente prestigiose, e ci sono i due Caravaggio che sono veramente splendidi e in più anche la Madonna di Filippo Lippi. Sono davvero contento che siano tornate, anche se per questo weekend, però poterle rivedere, riapprezzare appunto è piacevole, veramente piacevole. Poi insomma sono autori anche della nostra città come Lippi, quindi secondo me è giusto che siano tornate anche nella città d'origine. L'esposizione qui a Prato, dato che ne conosciamo almeno in parte la storia, anche quello è una cosa molto bella per la città di Prato e quindi per i pratesi. L'esposizione dei manufatti della Galleria degli Alberti, iniziata ieri venerdì 7 settembre, è un'opportunità straordinaria, insomma, per tutti i cittadini che fino a domani sera potranno ammirare opere di grande valore con visite guidate gratuite. Domani la mostra sarà visitabile dalle 10 alle 13, ultimo ingresso alle 12:30, e dalle 14:30 alle 19, ultimo ingresso alle 18:30. La presenza dei capolavori in città è stata resa possibile grazie a Banca Intesa San Paolo, proprietaria del palazzo. Luca Severini, direttore generale Toscana e Umbria di Intesa San Paolo, fa sapere che l'intenzione del gruppo bancario è quella di riaprire la galleria e riportare così tutte le opere a Prato, ma il nodo sul futuro dei capolavori ancora non è sciolto. Lei si augura che possa tornare alla città questo patrimonio? Lo spero sicuramente, vediamo se la Banca Intesa riuscirà a farci questo regalo. Spero che vengano visitate da molte persone, come mi sembra, vedendo l'afflusso di pubblico di stamani, e chiaramente che poi possano essere esposte in maniera duratura, come il progetto di oggi sembra lasciare intendere e come sappiamo che dovrebbe succedere, per essere fruite da tutta la popolazione in modo continuo e duraturo anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Quindi benissimo, complimenti, venite tutti a visitarla perché è veramente stupenda. E vi ricordiamo che anche domani, domenica 9 settembre, sarà possibile ammirare le opere esposte alla Galleria degli Alberti e usufruire delle visite guidate gratuite dalle ore 10 alle ore 13 e nel pomeriggio dalle 14:30 alle ore 19. Ultimo ingresso mezz'ora prima della chiusura. Le visite saranno effettuate per gruppi di massimo 25 persone, un'occasione davvero eccezionale e da non perdere. Ebbene, è partito da poco il corteggio storico da Piazza del Comune e noi ci colleghiamo con la nostra Lucrezia Sandri che sta seguendo il percorso, mentre già in Piazza Duomo c'è la nostra Giulia Ghizzani. A te la linea, Lucrezia. Grazie della linea Maddalena e un saluto a tutti i nostri telespettatori in diretta dal centro storico, dove il corteggio è partito puntualissimo da Piazza del Comune. Come avete visto, ve l'hanno restituito le nostre immagini, il sindaco e il gonfalone del Comune di Prato sono usciti appunto dal Palazzo Comunale con il corpo dei balletti comunali che sentite qua accanto a me. I tamburi restituiscono il suono stesso del corteggio, è questo il suono del nostro corteggio storico come d'antica tradizione. Le autorità si sono poi riunite insieme agli altri gruppi storici in Piazza San Francesco e il corteggio è partito, quasi 400 figuranti, adesso ci troviamo in Viale Piave. Noi siamo qui per restituirvi proprio dal cuore del corteggio le sensazioni e le emozioni, daremo voce ai tanti cittadini e tanti pratesi e non solo, che sono venuti qui apposta per vedere questa straordinaria tradizione che si ripete veramente da secoli, che come sapete meglio di me si concluderà in Piazza del Duomo con l'ostensione della Sacra Cintola, il vero momento simbolico e solenne che concluderà a sua volta la Fiera di Prato, i festeggiamenti dell'8 settembre. Quindi per ora vi restituisco la linea allo studio e per altri collegamenti ci vediamo tra pochissimo.
Grazie Lucrezia per questo intervento e vi ricordo allora la diretta subito dopo il nostro TG per questa importantissima festa tanto cara a noi pratesi. Tante scuole rinnovate per l'inizio del nuovo anno scolastico, gli interventi per la riqualificazione e l'efficientamento energetico hanno riguardato 5 plessi scolastici dall'asilo alle medie. Vediamo. Le scuole stanno per riaprire. Al suono della prima campanella, molti studenti pratesi troveranno delle sorprese nei loro istituti. Il comune ha infatti portato a termine numerosi lavori di riqualificazione in 5 plessi, con l'obiettivo di rendere le scuole più vivibili e più efficienti energeticamente. Grazie a 2,5 milioni di fondi europei sono stati effettuati lavori alle Lippi, dove sono state risistemate la biblioteca, la palestra e la scuola con nuovi infissi e cappotto termico, le Marcocci e le Puccini con la risistemazione di scuola e palestra per entrambe e 2 asili fiore arcobaleno. I lavori, oltre a restituire scuole rinnovate, permetteranno un risparmio energetico del 60% circa. Sulle scuole complessivamente sono stati investiti nel corso degli anni veramente tanti soldi. Certo, ancora qualcosa resta da fare, non c'è dubbio, però veramente l'impianto che ci eravamo dati all'inizio, quello di fare investimenti importanti su quelli che sono i luoghi che accolgono i nostri cittadini più preziosi, è stato per larga parte mantenuto. Qui ci sono 12 centimetri di cappotto esterno, la sostituzione di tutti gli infissi della scuola, che erano vetri singoli, quindi anche pericolosi, oltre che chiaramente dal punto di vista energetico totalmente inefficienti. Adesso abbiamo dei tripli vetri, abbiamo questo cappotto, abbiamo assolutamente dimezzato il consumo della scuola, ma soprattutto abbiamo reso una scuola più vivibile. Con il suono della prima campanella gli studenti potranno entrare nella nuova ala della Don Bosco di Maliseti. Con un investimento di quasi 4 milioni il comune ha posto fine all'esodo annarnale di una parte degli studenti. Ad inizio 2019 la scuola potrà contare anche sulla nuova palestra. Avanzano nel frattempo i lavori per la realizzazione della nuova scuola di Ponzano, che potrebbe essere pronta all'inizio del prossimo anno. Ad ottobre, inoltre, si avrà la risposta per il bando regionale al quale il comune sta partecipando, sperando di attingere a 4,5 milioni che vorrebbero impiegati per la riqualificazione di altre 6 scuole di un ufficio. Memorie in camice bianco, una mostra fotografica che racconta la vita ospedaliera del Misericordia e Dolce nel Novecento. Vediamo. Sono oltre 100 gli scatti fotografici che documentano l'evoluzione della storia dell'ospedale Misericordia e Dolce dall'inizio del Novecento al trasferimento nel nuovo ospedale di Prato Santo Stefano nell'ottobre 2013. Le immagini saranno esposte nell'ambito della mostra fotografica Memoria in camice bianco, una delle iniziative per festeggiare gli 800 anni di una delle più significative istituzioni cittadine. Per la prima volta le foto dell'ospedale, dell'antico ospedale del Novecento, escono fuori dalle stanze di piazza dell'ospedale. Vogliamo raccontare un po' la storia di quello che è accaduto all'ospedale della nostra città dagli inizi del 1900 fino al trasferimento del nuovo ospedale, al nuovo ospedale. Con uno slogan possiamo dire: invece che aprire gli armadi abbiamo aperto il cassettone. Infatti la maggior parte delle foto che abbiamo usato per la mostra sono foto che risiedevano e risiedono tuttora nel cassettone, che è nella stanza dell'allora presidente e del direttore generale finché esisteva l'azienda toscana, l'azienda USL 4 di Prato. Per cui è un modo per condividere con i cittadini pratesi quelle che sono le immagini della nostra storia. La nostra storia che inizia da un punto di vista delle immagini con i primi del secolo, del Novecento, e finisce con l'accompagnamento dei pazienti a Santo Stefano. L'anteprima della mostra si terrà fino a domani nella Sala Valentini di Via Ricasoli. La mostra proseguirà poi con altre iniziative dal 12 al 19 settembre a Palazzo Buonamici. Ci sono già varie pubblicazioni, no, che riguardano dal passato, cioè da quando 800 anni fa fu fondato l'ospedale di Prato, il Misericordia, poi fuso con il Dolce, quindi Misericordia e Dolce, mentre magari i ricordi, diciamo, più recenti ce ne sono meno. Ecco perché mi sembra ottima questa iniziativa e ringrazierei Claudio Sarti proprio per aver messo in piedi questa mostra, e praticamente ci fa un excursus di quello che è stato negli ultimi 100 anni l'ospedale di Prato. La ricostruzione vera e propria del muro della Villa Medice ha crollato lo scorso 7 marzo, iniziata da qualche giorno. La conferma arriva dall'architetto Gabriele Nannetti, che per conto del Ministero dei Beni Culturali, in collaborazione con il Polo Museale della Toscana, presiede ai lavori di consolidamento e di ripristino della parete riversatasi su via Lorenzo il Magnifico. La tabella di marcia prevede la chiusura del cantiere tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, con il muro a quel punto completamente ripristinato.
In occasione dell'assedio alla villa, l'area del cantiere sarà ridotta e portata sempre più nelle vicinanze del muro crollato, con la carreggiata di via Lorenzo il Magnifico che sarà in gran parte ripristinata, consentendo un migliore deflusso dei veicoli, ma soprattutto garantendo il regolare svolgimento della bella festa medicea. E parliamo adesso di economia e spiritualità con un'iniziativa promossa dai costruttori nella preghiera. Vediamo. Finanza, ecologia e sostenibilità. Verterà attorno a questi temi la terza edizione del Festival dell'Economia e della Spiritualità che si terrà dal 10 al 16 settembre a Lucca. Diretto e ideato da padre Guidalberto Bormolini e da Francesco Poggi, il festival è promosso dai ricostruttori e dall'Associazione Teatro di Verzura, in collaborazione con il Comune e l'Arcidiocesi di Lucca. È stata un po' un'intuizione profetica 3 anni fa, quando abbiamo avviato questa esperienza di una riflessione su economia e spiritualità. Però la risposta c'è stata, sia di pubblico che da parte dei relatori, e diciamo che c'è proprio un crescendo nella qualità dei relatori, quindi vuol dire che il tema è importante e che il desiderio di approfondire questo tema c'è ed è forte. Anche i recenti pronunciamenti ecclesiali in questa materia sono stati molto forti, dall'enciclica Laudato Si in poi, e quindi bisogna passare ad un cambiamento interiore molto forte. Però siamo convinti che senza un cambiamento interiore, una vera vita spirituale, anche laica, non può avvenire un cambiamento etico radicale. Ad aprire il festival lunedì alle 17 sarà una tavola rotonda sui 7 peccati capitali dell'economia italiana, insieme a Carlo Cottarelli, Vincenzo Scotti e Niccolo Branca. Durante la manifestazione si parlerà anche dell'economia della Laudato Si, e poi ancora sabato 15 alle 21 Davide Riondino presenterà il Dio Denaro. Numerosi gli interventi che si susseguiranno durante il festival, tra gli altri quelli di Monsignor Giancarlo Maria Brigantini, arcivescovo di Campobasso, dell'ex presidente del WWF Grazia Francescato, dello scrittore Folco Terzani e di molti altri. Tra i sostenitori del festival c'è anche Banca Etica. L'idea di Banca Etica è proprio quella di coniugare gli aspetti, diciamo, di efficienza anche economica con gli aspetti invece di misura dell'impatto sociale e ambientale delle attività economiche. Quindi in questo senso un festival come quello dell'economia e spiritualità ci aiuta a riflettere sul senso profondo del denaro, che ci piaccia o no, il denaro influenza enormemente le nostre vite. Pensiamo che abbia una sua matematica per, diciamo, proprio conto, ma in realtà non è così. Il denaro influenza appunto come stiamo, la nostra felicità, cosa succede all'ambiente, cosa succede nel sociale. Quindi fare economia in modo diverso è un modo per anche salvaguardare il pianeta, per stare tutti meglio. Ecco, Banca Etica da questo punto di vista si fa questo tipo di domande tutte le volte che fa un finanziamento. Ed è tutto pronto per la Pallagrossa 2018. Domani nell'Arena Estita in Piazza del Mercato Nuovo si disputeranno le semifinali. Alle 18 i rossi del quartiere Santa Trinita sfideranno i verdi di San Marco, mentre alle 21 saranno i gialli del quartiere Santo Stefano ad affrontarsi con gli azzurri di Santa Maria. Le due squadre vincitrici si scontreranno poi nella finale prevista per sabato 15 settembre alle ore 21. I biglietti per le due semifinali sono acquistabili online nei punti vendita presenti in città al costo di 10 euro per un posto in curva e 12 euro per un posto in tribuna. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.pallagrossa.it. E ricordiamo che il mercato di lunedì prossimo 10 settembre subirà alcune modifiche. Una porzione dei banchi sarà trasferita in piazzale del Ponzaglio in un tratto di viale Galilei. Pertanto dalle 5 alle 16 di lunedì sarà attivo il divieto di sosta e transito in viale Galilei, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Procte e l'intersezione con via Terracini. Chiusa la 12ª edizione del campus scientifico promosso da Fondazione Banca Alta Toscana, che ha coinvolto i ragazzi delle scuole superiori di Prato, Pistoia e del circondario Empoli Vinci. Si è svolta stamattina nella splendida cornice di Villa Medici alla Magia a Quarrata la chiusura della 12ª edizione del campus scientifico Il Futuro Presente, promosso dalla Fondazione Banca Alta Toscana.
Il campus, dal titolo Onde, come l'universo e la materia ci parlano, ha visto un gruppo selezionato di ragazzi provenienti da scuole superiori di Prato, Pistoia e dal circondario Empoli Vinci partecipare ad una settimana di lezioni, visite e incontri con esperti di fisica ed astrofisica. Con questo progetto intendiamo appunto dare spazio ad argomenti e materie come la fisica, l'astronomia, la biologia, la fisica e quant'altro. Il secondo aspetto che a noi sta molto a cuore è quello della socializzazione, perché al campus arrivano giovani di tutto il territorio che portano con sé esperienze e vissuti personali, ognuno diverso dagli altri, e quindi in questa settimana hanno la possibilità di confrontarsi e di arricchirsi a vicenda. Dobbiamo dire che negli anni, sia da parte di alcuni insegnanti delle scuole superiori di Prato, e da parte di molti studenti, abbiamo avuto situazioni di eccellenza assoluta, indimenticabili, gruppi di ragazzi, come quest'anno anche, gruppi di ragazzi di grande qualità. Perché si arriva qui su domanda, chi decide di passare una settimana della sua vita, prima dell'inizio della scuola o dell'università, in un posto sconosciuto, con persone che normalmente non conosce, ascoltando dalle 15 alle 20 lezioni delle varie aree scientifiche, si seleziona da solo. E poi soprattutto hanno creato un gruppo bellissimo, di cui quella canzone che lei ha sentito che si sono inventati, raccontando un pochino le cose del campus, è un segno indimenticabile. In occasione della cerimonia di chiusura, ai ragazzi, che hanno anche composto una canzone a tema scientifico, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione. Abbiamo fatto dei dibattiti con esperti che venivano dai principali centri di ricerca, dai laboratori delle università, e, insomma, personalità di assoluto livello, e quindi insomma, ci hanno dato una grandissima soddisfazione perché gli argomenti erano interessantissimi, i dibattiti pure. E comunque sono stati estremamente disponibili a venire incontro a tutte le nostre curiosità. Ciò che ci ha spinto è stata la passione per la fisica, per materie scientifiche, perché grazie a questo campus abbiamo avuto la possibilità di approfondire quello che magari a scuola non viene toccato, anche per via dei vari indirizzi scolastici presi. E poi, oltre alle lezioni a cui abbiamo assistito, ci sono state anche delle altre attività ricreative. È stata molto presente la musica e questo è stato, diciamo, un gran punto a favore per questo campus, anche proprio a livello umano, perché ci ha unito. Natività di Maria, grande festa per i pratesi, lo dicevamo nel corso del nostro telegiornale. Grande lavoro anche per noi dello staff di TV Prato che ci vede impegnati. Abbiamo la nostra Lucrezia Sandri che sta percorrendo le vie del centro storico insieme al corteggio. In Piazza Duomo c'è Giulia Ghizzani e qui in studio abbiamo e salutiamo il nostro direttore Gianni Rossi. Buonasera, allora come sta andando questa diretta? Buonasera Maddalena, tutto è pronto anche qua dallo studio di Via Roma, dove curerò la conduzione del corteggio, poi seguiremo l'ostensione, i fuochi d'artificio insieme con il nostro Giancarlo Gisonni. Sto aspettando che Giancarlo mi raggiunga da Piazza del Duomo, lo abbiamo visto prima del telegiornale. Sono 10 anni e ben 11 edizioni che insieme curiamo la telecronaca della festa più bella della città. Un grande sforzo, come dicevi tu Maddalena, abbiamo visto una regia in Piazza del Duomo, una squadra in Piazza del Duomo, una regia qua in Via Roma, una squadra che gira per le strade della città, insomma al meglio TV Prato per farvi vivere come sempre insieme la festa più bella di tutti i pratesi. Rimanete qua con noi a tra poco per la diretta della festa. E come ha detto il nostro direttore Gianni Rossi, davvero rimanete con noi subito dopo il nostro TG, tante emozioni con la festa dell'8 settembre. Bene, voltiamo pagina, un flash mob in occasione della giornata mondiale di prevenzione al suicidio e quello organizzato da Telefono Amico in 20 città italiane per sensibilizzare ed informare la popolazione sull'esistenza di questo prezioso servizio. L'iniziativa è in programma lunedì 10 settembre alle ore 19 e si terrà anche a Prato in Piazza del Comune.
Arriva a Prato il primo trofeo Gennaro Coppola, il torneo quadrangolare di rugby organizzato dalla Questura in memoria del poliziotto morto in servizio nel 1988. Sentiamo di che cosa si tratta. Un torneo di rugby per ricordare un poliziotto che ha perso la vita per lo Stato e per aiutare i malati di tumore. La Questura di Prato unisce le due finalità nel torneo quadrangolare di rugby che è organizzato con il patrocinio del Comune di Prato e del CONI per domenica 9 settembre. Allo Stadio Chersoni protagoniste saranno le squadre partecipanti all'attuale campionato di Serie A. La manifestazione sportiva sarà dedicata alla memoria di Gennaro Coppola. E tutto ciò si svolge nel ricordo di un nostro collega nel 1988 ha perso la vita in servizio quando la polizia aveva un presidio come commissariato qui a Prato, e per il quale abbiamo chiesto anche all'amministrazione comunale di ricordare il suo nome, la sua figura, in quell'ottica che una memoria presente costruisce un futuro migliore. L'intero incasso del torneo, rappresentato da offerte minime di 5 euro a biglietto, sarà totalmente devoluto alla Fondazione ANT. Dal 1995 è impegnata anche sul territorio pratese nell'offrire assistenza domiciliare gratuita ai sofferenti di tumore. Per poter garantire gratuitamente ai sofferenti di tumore l'assistenza e tutto quello che comporta, quindi il trasporto, i presidi, i lettini antidecubito più che le aste per la flebo, tutto questo necessita del sostegno di tutti, quindi quando la Questura ci ha coinvolto in questa iniziativa siamo stati più che lieti. La domenica il torneo inizia alle 14.30 al campo Chersoni di Iolo e oltre ai cavalieri, i padroni di casa, ci saranno il Medice Firenze, Primavera Roma e Custorino. I biglietti, oltre a direttamente al campo, sono reperibili tramite canali dei cavalieri oppure a Fashion Caffè in Calcetello o alla Clubhouse del GISP in via di Coiano. Ancora sport, parliamo di basket. Sibe Prato pronta al debutto stagionale, domani le Toscanini va in scena al derby di Coppa Toscana contro la Libertas Montale. Palla 2 alle ore 18. In casa dei Dragons c'è molta curiosità per vedere all'opera la squadra rinnovata per 3 settimi nel reparto senior. Coach Pinelli dovrà fare a meno di Davide Pinna, ma potrà contare su nuovi Tahiti e Melosi. La sfida di domani sarà anche l'occasione per testare l'apporto che potranno dare nel corso della stagione i giovani dell'Under 18. Esordio da capitano per Biscardi, che raccoglie la pesante eredità lasciata da Jacopo Corsi. E adesso è il momento dell'agenda, allora scopriamo insieme gli appuntamenti previsti per domani a Prato e dintorni. Ultimo giorno domani per poter ammirare i capolavori in mostra alla Galleria degli Alberti con visite guidate gratuite per gruppi di 25 persone al massimo. E sempre domani, nel pomeriggio in questo caso a partire dalle 14.30, visite guidate gratuite alla scoperta della Sacra Cintola al Museo dell'Opera del Duomo con ingresso dalla biglietteria sotto il campanile. Prendono il via domani le semifinali della Pala Grossa nell'arena allestita in piazza del Mercato Nuovo alle 18 rossi contro verdi, alle 21 gialli contro azzurri. Al Circolo Risorti alla Querce, birra e rock con stand gastronomico e musica dal vivo. Dalle 16.30 alla Parrocchia di Sant'Ippolito in Piazzanese per la festa patronale, solenne processione in onore di Sant'Ippolito con la partecipazione della banda I Tigrotti di Agliana, in serata stand gastronomico e serata musicale con Tosca. Termina domani a Baccherito la 42esima edizione della Sagra del Fico con stand gastronomico e domani serata con musica dal vivo a cura dell'Isola di Wight. Termina anche la 33esima Sagra dell'Uva a Montemurlo a cura della sezione locale della Misericordia in funzione allo stand gastronomico. Domani musica in giardino con Mario J. Fox. E infine da domani al 16 settembre alla parrocchia di San Martino a Paperino anch'io ho visto la Madonna, mostra grafica in collaborazione con il liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo.
L'informazione dunque torna domani alle 20.30 con un'edizione speciale del TG della Sera dedicata in particolare alla festa dell'8 settembre. Pertanto domani il consueto appuntamento con Prato 7 andrà in onda alle 13.45 anziché alle 20.30. Termina dunque qui il nostro speciale TG. Vi ricordo subito dopo la diretta per l'8 settembre, per l'evento caro a tutti i pratesi, in studio il nostro direttore Gianni Rossi insieme al caporedattore Giancarlo Gisonni per seguire la festa. Buona festività di Maria a tutti. Buona serata.